Per il 24esimo turno del campionato di eccellenza al Cianci di Cerignola si sfidano il team Mortanova in completo azzurro o in completo giallo-rosso, i salentini dell'Ugento che sono quarti in classifica mentre l'Ortanova è a caccia di punti salvezza. L'esordio per il direttore di gara nel campionato di eccellenza, signor Michele Bonavita della sezione di Foggia, così come gli assistenti, il signor Federico Favilla e il signor Andrea Rizzi della stessa sezione arbitrale. Con le immagini vediamo la sintesi della gara: il calcio d'avvio in favore della formazione ospite, a rendersi pericolosi però sono i padroni di casa con questo calcio d'angolo con Vitale che finisce a terra, proteste per gli ortesi, non c'è il penalty. Poi la conclusione della distanza di Ragno termina alta sulla traversa. E Ragno che serve ancora a Monopoli che prova a fare tutto da solo, il numero 7 Cerignolano, la conclusione che finisce sul fondo. Ancora Ortesi con lo scambio al limite dell'area con Monopoli che prova a servire Foschino, poi viene messo giù e arriva il calcio di punizione con Tusiano, il pallone deviato sul fondo. Provano a rendersi pericolosi anche gli ospiti con questo cross in mezzo per la testa di Pardo, facile per Micale, poi anche ancora Pardo pericoloso, questa volta si supera Micale, poi ancora la conclusione di Maiola, finisce alta sulla traversa. Ancora il numero 11 Spagnolo al limite dell'area con il pallone servito per Regne, para Micale, poi ancora Pardo con il pallone in mezzo per Garcia, la conclusione deviata, finisce sulla traversa. Ancora Ragno dalla distanza, il pallone per l'intervento di Esposito, poi ancora Regner con questo pallone in mezzo per la conclusione di Pardo, alto sulla traversa. Finisce il primo tempo a reti inviolate, ripresa che inizia con l'Ortanova in avanti con la conclusione di Foschino che termina di poco al lato. Ancora calcio d'angolo per l'Ortanova con questo colpo di testa a liberare, poi la conclusione dalla distanza di Cassinis per Esposito. Calcio d'angolo con l'atterramento al limite dell'area, il decisione del direttore di gara che segna il penalty. Rivediamo qui la tratta tenuta tra Russo e Signore, finisce giù il numero 6 e non c'è dubbio per il direttore di gara, qualche dubbio dal replay. Poi dal dischetto si presenta il numero 8 Sansò che porta in vantaggio la formazione salentina. Rivediamo qui la conclusione vincente. L'Ortanova prova a riaprire la partita con il colpo di testa di Mascia, facile per Esposito, poi ancora ospiti con la conclusione di Maiola, finisce sul fondo. Calcio di punizione con il pallone messo in mezzo per la testa di Mascia, l'intervento di Esposito decisivo, poi ancora cross in mezzo, la girata di Monopoli, pallone alto sulla traversa. Ancora calcio di punizione per l'Ortanova con il pallone messo in mezzo e colpo di testa facile per Esposito questa volta. E ancora Salentini che provano a legittimare il vantaggio con Regner che serve il pallone per Pardo che la mette dentro, ma c'è la posizione regolare dell'attaccante spagnolo. Poi ancora con l'Ortanova, pallone in mezzo per Vigliotti che sfiora il gol del pari, poi sempre Lugento in avanti con la conclusione alta sulla traversa. Ancora Vigliotti decisivo per l'Ortanova con il pallone servito per Monopoli, lo scambio con Dintrono, pallone deviato facile per Esposito, poi ancora calcio di punizione di Micale con il pallone al limite dell'area, colpo di testa, poi ancora conclusione, salva Signore con il pallone che finisce sul viso, poi ancora colpo di testa di Monopoli per l'altro Monopoli, fermato, due uomini a terra, proteste per gli ortesi ma non c'è più tempo, finisce la partita con la vittoria del Ugento che vince 1-0 al Cianci, dove l'Ortanova aveva vinto le ultime tre gare consecutive. Si ferma la corsa salvezza della formazione ortese che dovrà giocare domenica prossima al Manzi Chiapoli di Barletta contro la formazione biancorossa, prima delle ultime 5 che saranno scontri diretti per la formazione di Cristian Carbone che dovrà fare punti per salvarsi, mentre l'Ugento crede ancora nei playoff.